Anticipazioni dall'8 al 12 gennaio 2018 delle puntate della celebre Swap Spagnola. Continuano le vicende dei protagonisti della tanto amata Swap Spagnola Il Segreto, che da molti anni appassiona tantissimi telespettatori italiani. Per questa seconda settimana del 2018 le trame delle vicende degli abitanti di Puente Viejo saranno incentrate sul ritorno in paese di Severo Santa Cruz, che scatenerà l'ira funesta di Cristobal sul gesto inconsulto che compirà Lucia per cercare di attirare Hernando verso di lei. Anche Mauricio sarà protagonista di queste puntate a causa dei vari tentativi della sua signora di trovargli una moglie così da separarlo definitivamente da Fede. Trame dettagliate. Don Anselmo e Don Berengario decidono di convocare Don Gaspar per svelargli tutte le malefatte di Cristobal in modo tale di poterlo allontanare definitivamente dal paese. Proprio nel momento in cui Matias e Marcella stanno per pronunciare il loro sì, irrompe Beatriz in chiesa col chiaro intento di fermare le nozze, ma Matias, dopo un po' di insicurezza, procede per la sua strada sposando Marcella e spezzando definitivamente il cuore di Beatriz che, successivamente, si lascia confortare da Lucia. Camilla, quando viene a conoscenza del fatto che si è presentata in chiesa, si arrabbia molto con lei, ma poi si mostra più indulgente con la giovane. Nicola si mostra sempre più indaffarato nei preparativi per la proiezione del film in piazza per celebrare il ricordo della sua Mariana. Onesimo cerca disperatamente e senza risultati una compagna per poter affrontare il concorso di ballo in piazza. Don Gaspar, informato dei pessimi comportamenti del suo protetto, gli ordina di partire con lui, ma Garrigues decide di rimanere in paese per potersi vendicare. Beatriz si mostra incapace di reagire a causa della delusione inflittale da Matias. Nella piazza del paese viene proiettato il film in cui appare Mariana e tutti si lasciano prendere dall'emozione e dai ricordi piacevoli che la giovane ha lasciato in ognuno di loro. Francesca, decisa a creare distanza tra il suo capomastro e la sua domestica, si attiva per cercare una moglie a Mauricio in modo tale da eliminare ogni forma di contatto tra i due. Severo si mostra in piazza, Don Gaspar fallisce nel suo tentativo di portare con sé Cristobal Garrigues e per questo motivo Severo Santa Cruz decide di mostrarsi vivo e vegeto in piazza in modo da estromettere definitivamente il perfido intendente. Carmelo fa in modo che Cristobal si trovi faccia a faccia con Severo e tra i due nasce un vero e proprio scontro sotto gli occhi increduli dei paesani. Tutti i paesani, nonostante il terrore dovuto alle minacce di Cristobal, chiedono umilmente scusa a Carmelo per averlo etichettato come un traditore. Beatriz viene eletta vincitrice del concorso di bellezza tenutosi in paese, mentre Onesimo vince con soddisfazione la gara di ballo con la sua dama Dolores. Lucia, mentre si trova in casa, decide di compiere un gesto sconsiderato e tenta così il suicidio in modo da attirare verso di sé le attenzioni di Hernando, che dal rientro a casa di sua moglie continua a respingerla. Una volta ripresa conoscenza, dopo il malore, Lucia chiede di vedere proprio Hernando e ciò provoca il dissenso di Camilla. Tutti in paese si mostrano felici per il ritorno sì Severo, ma il pericolo incombe su Candela e il piccolo del Santa Cruz in quanto il sergente ha incaricato ai suoi uomini di trovarli per ucciderli. Adela, nonostante il forte sentimento che prova per Carmelo, non riesce a perdonarlo per aver ucciso suo marito e continua a respingerlo. Francesca riesce a trovare una donna adatta a fare da moglie al suo capomastro Mauricio.